In questo numero del TG Ambiente, Green Deal, nuove regole europee sulle infrastrutture energetiche. Rifiuti, fatturato di 13 miliardi, ma servono operatori efficienti. Frascati Scienza presenta il progetto DTT sulla fusione nucleare. Il Giffoni Film Festival si sdoppia e diventa green. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva i nuovi criteri per valutare i progetti energetici da finanziare secondo le linee guida del Green Deal. Nella normativa concordata con il Consiglio europeo si stabiliscono i criteri e la metodologia per selezionare i progetti energetici di interesse comune, come linee di trasmissione ad alta tensione, gasdotti, impianti di stoccaggio o reti intelligenti dell'energia elettrica, opere che beneficerebbero di procedure di autorizzazione semplificate e che potrebbero ricevere i finanziamenti europei. Nel corso dei negoziati, gli eurodeputati hanno ottenuto Finanziamenti per i progetti che riguardano lo sviluppo di infrastrutture per l'idrogeno, la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Questi fondi saranno in aggiunta a quelli per il riutilizzo delle infrastrutture di gas naturale esistenti per il trasporto o lo stoccaggio di idrogeno, che potranno beneficiare dei fondi europei fino al 31 dicembre 2027. I progetti idonei a ricevere i fondi UE dovranno contribuire in maniera significativa alla sostenibilità, anche rafforzando il progressivo abbandono dei combustibili fossili solidi. I nuovi progetti legati al gas naturale non potranno beneficiare dei fondi UE ma una deroga temporanea permetterà a Cipro e Malta di avere un progetto gas a idrogeno, finanziato con l'obiettivo di porre fisicamente fine all'isolamento della rete del gas dell'Unione. Il settore dei rifiuti in Italia sta affrontando una serie di importanti riforme strutturali, ma restano ancora numerose difficoltà da superare, soprattutto in termini di abbattimento dei tempi e snellimento delle procedure autorizzative, di accettazione sociale e governance locale. Tutto ciò al fine di attivare gli investimenti necessari a colmare il fabbisogno impiantistico e di superare la frammentazione gestionale. Questa è la fotografia scattata dal Green Book 2022, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis. Le principali osservazioni che noi facciamo sono relative a una maggiore integrazione orizzontale degli operatori, quindi alla riduzione del numero degli operatori, una maggiore integrazione verticale, quindi la capacità di avere in, eh, operatori industriali efficienti in grado di fare investimenti e, so, e quindi eh, attraverso queste due leve la riduzione del gap infrastrutturale che riguarda soprattutto il sud del Paese. Il rapporto evidenzia come la produzione italiana dei rifiuti urbani e assimilati nel 2020 sia stata di circa 29 milioni di tonnellate, in callo rispetto al 2019 a causa dell'emergenza Covid. Il tasso di effettivo riciclaggio dei rifiuti urbani è al di sopra della media europea del 47,8%. Il conferimento in discarica è stimato al 20% contro il 23% europeo. Resta ancora importante il deficit impiantistico al centro-sud, dove i quantitativi di rifiuti raccolti superano quelli trattati e dove il ricorso alla discarica rimane ancora la principale destinazione. Il comparto ha fatto registrare anche un fatturato di oltre 13 miliardi di euro, in gran parte determinato dalla tariffa rifiuti e un numero di addetti che supera le 95.000 unità. Riteniamo importante che ci siano provvedimenti che in qualche modo sollecitano o impongono ai comuni il mettersi insieme per costituire gli ambiti e una volta costituiti gli ambiti affidare. Ha un gestore unico d'ambito, quindi su una dimensione territoriale più ampia, la gestione dei rifiuti per un periodo sufficientemente lungo anche per sviluppare quegli investimenti che sono necessari per organizzare bene i servizi di raccolta e il sistema impiantistico in una prospettiva temporale di medio-lungo termine. Con la giornata di eventi Scienza in Festa, dedicata alla comunicazione della ricerca scientifica nell'area tuscolana, si concludono i due anni di attività del progetto SUSA per Frascati, Enea e INFN un ricco programma di incontri e laboratori dedicato alle scuole e al pubblico e che ha visto la partecipazione per la prima volta in assoluto degli esperti dell'ENEA che hanno presentato ai cittadini il DTT Divertor Tokamak Test Facility, un progetto di frontiera sulla fusione nucleare a confinamento magnetico per sperimentare in futuro la produzione di energia sostenibile e sicura. Il progetto che verrà realizzato all'interno dei laboratori ENEA di Frascati avrà importanti ricadute scientifiche, ma anche economiche in termini di occupazione, innovazione e competitività. DTT è un elemento essenziale della roadmap all'energia da fusione che il consorzio Eurofusion, cioè il sistema di laboratori europei della fusione ha eh, prodotto eh, una decina di anni fa. DTT vuole dimostrare qual è la tecnologia migliore per estrarre il calore che viene generato all'interno delle macchine eh, di, eh, in cui si genera energia da fusione, le macchine Tokamak. Nel fare questo vengono sviluppate molte tecnologie che avranno ricadute non solo nelle ricerche di fusione, ma anche in altri settori. Penso alla superconduttività, le applicazioni medicali, le applicazioni per eh, l'immagazzinamento di energia elettrica. Quindi ci sono tutta una serie di applicazioni che avranno ricadute in altri settori. C'è un investimento di 600 milioni di euro per la costruzione e circa 1 miliardo e 6 per i 25 anni di operazione. Gran parte di questi investimenti eh, ricadranno in Italia e ricadranno sull'economia locale dove ci aspettiamo un, eh, che vengano eh, dati parecchi dei contratti di produzione e eh, avremo l'arrivo di 150 ricercatori da tutta Europa che staranno più o meno stabilmente qua sul territorio per svolgere a campagna le, gli esperimenti che verranno programmati su DTT. Dopo 52 anni dalla sua fondazione, il Giffoni Film Festival si sdoppia e dedica una quattro giorni di eventi ai temi della sostenibilità ambientale. Verde Giffoni ha come obiettivo quello di dar voce ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 25 anni provenienti da tutta Italia, chiamati a confrontarsi con esperti di tematiche ambientali, artisti impegnati per la tutela del pianeta, ma anche uomini e donne che si occupano di psicologia, filosofia, ricerca scientifica e innovazione. I film Dedicati a tematiche importanti come l'ecologia e la salvaguardia dell'ecosistema, sono divisi in due sezioni, In-E-Out Society e Futura. Per rendere ancora più concreta la mission dell'evento è stato sviluppato un apposito protocollo volto a ridurre l'impatto ambientale del festival. Tra le azioni messe in atto, la dematerializzazione di tutte le comunicazioni e documenti, la gestione differenziata dei rifiuti e la scelta di prodotti ecosostenibili per la pulizia degli ambienti.